È stata ufficialmente inaugurata nel lusso pomeriggio di oggi la prima edizione della Biennale dei Normanni, esposizione artistica ospitata dai locali del Museo Civico d'Arte Moderna e Contemporanea Giuseppe Sciortino. Ben disposti agli occhi dei visitatori, fino al 18 settembre, le opere di oltre 400 artisti provenienti da tutto il mondo. Presenti all'apertura dei battenti, oltre a un consistente numero di visitatori, tutti capillarmente accertati in materia di emergenza sanitaria con misurazione di temperatura, igienizzante e autocertificazione, una nutrita rappresentanza di autorità comunali e regionali. Protagonista indiscusso della serata, il noto critico d'arte Vittorio Sgarbi, che, come prevedibile, al suo ingresso ha immediatamente catturato l'attenzione di flash, telecamere e penne ben calde per autografi. Colorito e sardonico il suo intervento sul palco, come aspettarsi diversamente del resto, con frecciatine che non hanno certamente risparmiato il panorama politico internazionale e l'emergenza Covid, ma ripiegando poi più passionalmente verso l'intento stesso dell'esposizione. La mostra, ha detto Sgarbi, è l'atto con cui l'artista figurativo pone dinanzi al pubblico ciò che il suo animo vuole esprimere, sperando ovviamente che gli altri si allineino alla sua filosofia. Questa deve essere certamente una vetrina per artisti che vogliono rendere pubbliche le proprie produzioni nella speranza di affermarsi, non un viaggio semplice certamente, ma di sicuro appagante. Le opere, come detto, potranno essere visitabili nelle due sedi espositive, quella del Museo Civico in Piazza Guglielmo II e quella di Villa Vittorio Veneto, fino a venerdì 18 settembre. Per Monreale News, Silvio Cancemi.